Fammelo fare bene. Buongiorno, stamattina andiamo a fare una piccola spesa con questi tre ometti. Andiamo all'MD che sta qua vicino a casa, almeno andiamo a piedi. Fa caldissimo e ne approfitto insomma per andare al supermercato. Vince, fermati perché deve venire a pranzo mia mamma. E insomma vado a comprare qualcosina così e andiamo. Che c'è? Buongiorno. Una guardate che cosa mi sono comprato, il tè, pure lui, pure io. Stavamo messi proprio male col passeggino, no? Cioè, c'avevo le buste sopra, la cassa d'acqua sotto. Comunque, abbiamo preso la cassa d'acqua che ho incastrato così. Poi, ragazzi, vi faccio vedere un po' il volo perché, come vedete, mi ero praticamente dimenticata e ho già sistemato tutto. Comunque, due scatole di questi gelati qua, che sono a gusto fragola e banana. Poi ho preso una confezione qua di plum cake per la merenda di Vincenzo. Hanno comprato i tè per farli sazitti. Ho preso queste cialde caffè perché l'espresso, insomma, devo andare con la macchina. E quindi ho comprato questo qua all'MD. Ho preso un pacco di girelle. Come vedete, ho già sistemato un po' tutto. Abbiamo preso anche le gocce, il pangocciole. Eccolo qua. Poi, allora, abbiamo preso un cero per la Madonnina. Un pacco di riso, io acquisto sempre questo qua per minestre, secondo me è il più buono perché è piccolino e insomma mi piace di più. Poi abbiamo preso un meloncino, un succo di frutta, questo qua al gusto ace. E poi avevo già sistemato, ho preso due di questi qua, ne ho presi solamente due perché mi era rimasto un altro già di Eurospin. Mi sono ricomprata questi yogurt qua, ragazzi, che vi straconsiglio. Assaggiai anche quello la strudel e mele, fa veramente pietà, non mi piace. Questo qua invece, miele e noci, è veramente super buono, ne ho presi due. E poi ho preso questa confezione qua di yogurt per i bambini, insomma, fragola, banana, eccetera. Poi ho preso una confezione di uova da 10, queste qua da allevamento a terra,
le banane, perché Jacopo, come sapete, è ghiottissimo di banane, vabbè, il pane l'ho preso al forno. E poi ho comprato questi granetti qua, che con pomodori ci sta veramente da Dio. Che c'è qua? La rucola, siccome ho la bresaola in frigo, e rucola, bresaola e un po' di formaggio sta ok. Ho comprato, ragazzi, per la prima volta, l'ho assaggiato insomma anche tanti anni fa, il latte di mandorla. È la prima volta che acquisto questo qua all'MD, lo voglio provare per colazione, infatti c'è anche scritto provalo anche a colazione, e chi lo sa com'è, secondo me sarà buonissimo. Poi che ho comprato, Christian ha voluto un pacco di gocciole, perché non le compravo veramente da tantissimo tempo. E poi ho comprato due pacchi di Madeleine per mangiarle io a colazione, che ora le vado a mettere nel barattolo. E niente, ragazzi, abbiamo finito. Io veramente dovevo andare all'MD per comprare solamente una cassa d'acqua, siccome ieri Giuseppe, dove è andato, ha trovato chiuso, la compra stasera, e stavamo veramente senza acqua. Quindi sono andata là solamente per prendere una cassa d'acqua e giusto qualcosina per pranzo, che viene mia mamma. Però ragazzi, sono andata là, ho comprato tutto tranne che per il pranzo, e vabbè, ho comprato una cassa d'acqua. Comunque per pranzo vado a fare la frittata con insomma di patate, e poi vicino vediamo un'insalata di pomodori, mo vediamo un pochino. E niente, questa è la spesina che abbiamo fatto, quindi ora metto a cucinare. Stasera Cristiana deve andare alla festa di un amichetto, e Vincenzo e Jacopo rimarranno con Giuseppe. E niente ragazzi, è ritornato il caldo, fa veramente super caldissimo. Ieri mi sono anche stilata la lista di tutte le cose che servono per quando dobbiamo andare al mare, e infatti mia mamma mi sta portando anche una cesta che doveva buttare. Ho detto dammela, che io ci metto tutte le cose che mi devo portare, quindi che ne so, i bicchieri di plastica, tutte le cose che mi servono là. Ho detto porto, perché è carina, c'hai le maniche, i manici in legno, dopo ve la faccio vedere. Io non la voglio perché è color lilla, sinceramente non ci azzecca niente questo colore dentro casa mia. E niente, però l'ho presa per andare al mare, è comoda. E questa qua è un po' tutta la lista che mi sono fatta di tutte le cosine che devo portare. Vi leggo giusto qualcosina: buste per la spazzatura, le posate, le mollette, carta igienica, asciugamani, viso, bidet e doccia, i detersivo pavimenti, i trucchi, tagliapedina, termometro. Vi ho letto giusto un po' a caso le cosine che devo portare, ma è veramente tanta roba. E vabbè ragazzi, sistemo queste cosine qua e poi mi metto a preparare il pranzo, perché sono già mezzogiorno e mezza, e credo che tra poco stia anche arrivando mia mamma, e mi devo fare un caffè, ragazzi. Lo so che è mezzogiorno e mezza, però io da stamattina non ho preso neanche una punta di caffè, perché era terminato anche quello. Ma lo scriveranno. No, non si tira la pianta, ti pungi pure. No, no, non tirare, non ti... Vediamo i pesciolini, ci stanno? Ci stanno i pesciolini. È tutto sporco. Eccolo qua uno, sta qua sotto. Lasciali, stanno due là. Eccoli, ma non si vedono però qua alla videocamera. Sta là. Pesce bianco? Dove sta? Ah, eccola, ma mi sa che è morto. Ma sono morti? No, sono vivi, eccoli là, Butta, che fai? Vai, tira a mamma, vieni qua, Pio. No! No! Perché sto rischiando in ambascia? Poi yes. Non si vede la parte. Vai. Mannaggia, perché rischia così. Piano, Mamma. Oh, fermo, che non è tua mamma, posa. Allora, Giuseppe mi sta accompagnando al compleanno dell'amichetto di Christian. Andiamo solamente io e Christian, e Giuseppe e Vincenzo vanno a fare altre commissioni. E fa caldissimo, ora siamo partiti da casa. Tanto qua vicino, subito arriviamo.
E niente ragazzi, fa caldo, so qua di nuovo tutta sudata. Mettiti in piedi, Gabriele. Oh, fai vedere le bolle a Pio, vai più là davanti, così no qua sei troppo là vicino. Il regalino del compleanno, Fermo, stai fermo qua. Fammelo fare bene. Non le prendere, lasciale che volano. Bravo. Bravo. Bello, di chi è tuo? Di Pio? Che ti fa? Che ti fa? Allora, noi siamo tornati dal compleanno, tutto bene, io nel frattempo mi sono piegata qua tutti i panni. E niente, ora ce ne andiamo di là, mi vado a sdraiare un pochino. Che c'è amore? E la pianta di mamma, comunque sotto consiglio di qualcuno, l'ho messo, non mi ricordo chi, insomma il nome, l'ho messa qua in cucina perché anche mamma oggi è venuta e mi ha detto che deve stare alla luce. La gallinella, lasciala stare, andiamo di là, dai. Insomma, che comunque la pianta deve avere luce e ho preferito a questo punto metterla là perché qua c'ho il vaso con l'orchidea, di qua sull'isola c'ho la pianta e quindi quell'altra l'ho messa là. E niente ragazzi, noi ora ce ne andiamo di là e ci vediamo di nuovo tra pochissimo. Piano, ciao, ci vediamo tra poco. Stamattina sono sveglia dalle 6, non succedeva da tantissimo tempo, però Giuseppe si era dimenticato il telefono qua e sentivo sta canzone che e alla fine mi sono svegliata e se l'è dimenticato dentro al bidet e niente, mi sono svegliata, ora se l'è venuto pure a prendere. Perché insomma dopo mezz'ora, però perché dalle 6 che mi sono svegliata, che sta sveglia suonava, erano precisamente le 6:07 che sta sveglia suonava, Giuseppe è venuto qua che erano le 6:30, quindi insomma era già quasi arrivato pure al lavoro, è tornato indietro, si è piegato sto telefono e io per colpa sua mi sono svegliata alle 6. Ragazzi, so che molti di voi, anche mia mamma per esempio, si svegliano presto alle 6, a volte alle 5:30, però io non so più. Solamente quando vanno a scuola i bambini mi sveglio alle 7:10, eppure per me è una mazzata in fronte. Comunque, mo avete visto, mi sono preparata del latte, scusate se mi vedete un pochino buia, però ho spento pure le luci, e ho preparato il latte con il latte di mandorla, è buono, però comunque è un pochino pesante. Poi sto caffè, ragazzi, il caffè che avete visto prima, che per me era ieri, fa veramente schifo, non lo comprate il caffè, quello là cialde dell'MD, è veramente bruttissimo, in bocca sa proprio di amaro, è veramente brutto brutto brutto, non lo comprate. Anzi, perché ieri mi sono dimenticata di dire a Giuseppe andiamo a prendere il caffè, mannaggia. Questo qua lo userò solamente per il latte, ma guarda, se potrei evitarlo non lo userei proprio per niente perché non è buono affatto. Però ormai l'ho comprato, ragazzi, è vero che l'ho pagato poco, €1,50, stava pure in offerta, però non si può proprio assolutamente bere. Comunque faccio la mia colazione vicino al latte di mandorle, caffè, ghiaccio, ci ho messo pure un po' di latte normale, vado a mangiare queste qua, le maddalene. E sinceramente stamattina volevo fare i pancakes, però non ho le banane e quindi lascio sta. Ah no, io ce l'ho, l'ho comprato ieri, che cretina. Vabbè, mo inizio a fare colazione io, poi mo che si svegliano i bimbi vediamo se fare i pancakes oppure
oppure niente, perché domani mattina non li posso fare perché devo andare dall'estetista a fare le unghie. Farò un bel colore e poi faccio vedere. Comunque aspettiamo che si svegliano i bimbi, speriamo che si svegliano il più tardi possibile. E comunque qua tra ieri e oggi stiamo avendo problemi con la corrente, ma in tutto il paese qua e anche il paese dove sono andata ieri alla festa di compleanno, va via la corrente. È successo pure stanotte che erano le 4, che questa corrente andava via, è mancata 2 o 3 volte. Infatti gli allarmi delle case, ma no, dentro all'orecchio, vabbè, oggi è stata una nottata, ragazzi. Comunque vado a favolazione io. Stiamo scendendo, vado a comprare il regalo a Giuseppe, perché in questi giorni è il suo compleanno e i bimbi sono scesi a piedi. E chiudo perché c'è gente. Allora, ecco, ho staccato perché c'era gente qua giù. E comunque niente, devo andare a pagare le bollette. E ecco, è arrivato qualche altra cosa dentro la cassetta della posta. E vabbè ragazzi, madonna, per vestirci ci è voluto proprio... ci prova la pennetta. Sì, Giuseppe ieri ha portato una pennetta. C'hanno il gioco della Xbox che funziona solamente GTA 10 con la pennetta. Che gli ho qualcosa della banca. E quindi Giuseppe ha dato questa pennetta. Ma dobbiamo vedere se funziona. E basta, insomma. Guardate che borsetta che c'ho. No, stai tranquillo. Mi sono messi tutti quanti gli occhiali, il cappellino. E andiamo, Jacopo che urla. Appena tornati, siamo andati pure dal vecchietto che vado io. Ho preso un palla per bocce, non è vero. Ho preso una mini anguria. Mi hanno detto che è buonissima. Ora la vado pure ad aprire perché sono troppo curiosa ad assaggiarla. Ho preso una bustina di friggitelli. Una busta con all'interno ci stanno 3 melanzane, 2 questa qua mignon, un po' più piccolina, e 3. Poi abbiamo preso una bella bustona di fiori di zucca, che stasera ci vado a fare le frittelle, e poi una bella busta di insalata, perché mo ragazzi che pomodori, è buona. Allora, mo per pranzo mi volevo fare sia i friggitelli e sia le melanzane. Per tutte queste cosine qua ho speso solamente 5 euro e basta, niente. Poi sono andata a pagare bollette, ragazzi. Il regalino a Giuseppe non l'ho preso perché avevo visto un paio di pantofoline che gli piacevano, della Levi's, Nike e così, stavano in offerta 20 euro, però il problema è che non c'è il numero, quindi vabbè. Mo vediamo un pochino che cosa comprargli, non lo so. Apriamo un po' il cocombro e vediamo come esce. Apriamo qua sto cocomerino, vediamo un po' come esce. Melone. Ma prendiamo il cucchiaino, eh. Il profumino è buonissimo. Ed ora facciamo così e poi così. Eccolo. No! Eccolo! Ecco come lo tieni! Mangia tu, mangia tu, eh! Caduto, dammi qua, mangia! Alla mamma! È buono, ragazzi, però stanno a mangiarlo col cucchiaino, no, perché ci stanno i semini e fa un po' schifo. Vabbè, lo mangiamo oggi, dopo mangiato, mo gli do un altro pezzettino perché sennò piange. Eccolo qua. E poi lo mangiamo oggi, tieni amore. Per fortuna lui è quello là che mangia la frutta e la verdura e non mi fa disperare. Per la merenda vado a fare 2 popcorn. Anche se i bambini hanno fatto già merenda, hanno mangiato lo yogurt, quello là con gli Smarties. Però Christian lamentava un po' di mal di pancia. Comunque sono le 6:30 e quindi faccio 2 popcorn. Io mi sto facendo anche un pochino di caramello, perché a me le popcorn piacciono con il caramello. Ed è semplicissimo, basta che mettete a sciogliere un po' di zucchero con un pochino d'acqua. L'acqua deve essere inferiore allo zucchero e insomma subito si fa. Infatti guardate, qua mi sono cotta anche i friggitelli, che ho detto alla fine i fiori di zucca non li faccio più, insomma le frittelle, perché mi ero dimenticata. Stasera faccio la tagliata di petto di pollo. Aspettate che mi chiama un attimo mia suocera. Uè.
Cioè non ce ne vanno più. Dovrei togliere il coperchio. Ne ho messe troppe. Vabbè. Il caramello di qua si è quasi fatto. Giuro che se avevo i capelli corti e lisci avrei fatto lo shampoo tutte le sere. Soltanto che ho questi capelli che non si capisce niente. E lo shampoo tutte le sere assolutamente. Sono uscita adesso dalla doccia, ma mi sento ancora qua nella piegatura tutta cazzeppo, no? Tutta attaccata, tutta sudata. Mamma mia che caldo che fa. È una cosa tremenda, eppure sono uscita fuori che sono andata a prendere i panni, ho ritirato i panni da fuori, no? Si sta meglio fuori anziché dentro, cioè dentro si bolle, fuori tirava comunque un'aria fresca. A proposito, fammi aprire un po' di più qua la tapparella. E comunque niente, a letto siamo solamente io, Christian e Jacopo Pio, perché Giuseppe e Vincenzo sono andati un attimo da mia cognata. No però mamma, queste qua non me le devi togliere perché mamma si arrabbia, aspettate. Se no mi arrabbio, Levati. Nonno, nonno. Papà, qui. Papà, papà. Questo chi è? Sei tu, Pio? Pio. E quanti anni hai? Tre. No, tre. E dici due anni. Anni. Due. Anni due. E diciamo, oh, fammi sentire come dici. Cane. Gatto. 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 No, dillo bene. Gatto. Gatto. E poi fammi sentire come dici. Mucca. Mo. Vieni, levati da là. Guardate qua che cavolo c'ho in testa, sto pettino. Là c'ho tutti i panni, ragazzi, che vi devo fare un haul nell'altro canale. Penso di girarlo proprio domani mattina. Domani mattina devo andare pure dall'estetista. Le unghie le faccio carine, cioè spero di farlo, insomma, spero di farle carine. Vediamo un po', c'ho sempre, mamma, ragazzi. Mamma mi porta. Eh? Mamma mi porta con lei. No, sta papà a casa. Domani mattina vado pure dall'estetista, devo fare le unghie, ve l'ho detto già prima. Ho in mente già il colore, come sempre le farò semplici. E magari uno, via Jacopo, Cristia, lascia stare. E magari come sempre uno o due dita, insomma questi due, mo vediamo. Particolari, Cristiano, lascialo. Poi comunque nel prossimo vlog le vedrete. Vabbè ragazzi, aspettiamo che torna Giuseppe, così vi salutiamo assieme. Ho chiesto a mio marito prima di ritornare a casa se mi portava un bel gelato e mi ha portato l'esagerato XXL, ragazzi, è la prima volta che me lo mangio, è proprio esagerato e mo faccio aumte. Mi sono proprio dimenticata di chiudere il vlog, scusate la voce, ma è prima mattina perché chiudo appunto questo vlog il giorno dopo. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo vlog. Un bacione ragazzi, ciao.